perché io esisto? Perché sono in questo mondo? Qual è lo scopo della mia vita? Le risposte le troviamo nella parola di Dio. Non le troviamo nelle filosofie degli uomini, non le troviamo nelle teorie, nelle idee. Tante cose si sentono, si odono, ma la risposta, la verità, ce la dà la parola del Signore. Dio ha voluto portare all'esistenza, con la creazione dell'uomo, una creatura speciale, diversa da tutte le altre, superiore a tutte le altre, fatta a sua immagine e somiglianza, dotata di una personalità, dotata di una intelligenza, di una volontà e di un senso morale. È l'unica creatura che è fatta così, dotata di uno spirito, di un'anima e di un corpo. Meravigliose sono le opere tue, e l'anima mia lo sa molto bene. Lo sappiamo molto bene che straordinaria opera siamo ciascuno di noi. Nella Bibbia noi leggiamo in Prima Corinzi che l'uomo è immagine e gloria di Dio. Dio aveva un compito speciale che doveva affidare a una creatura speciale. Gli dà un compito: crescete, moltiplicate, riempite la terra, rendetevela soggetta, governate il creato con l'intelligenza e la sapienza di Dio. Che cosa ho io di mio da far vedere, da mostrare? Ma la gloria che Dio riversa nei nostri cuori glorifica il Signore. Questa è la storia della nostra fede. In questo tempo abbiamo un periodo breve dove dobbiamo servire il Signore. Dobbiamo portare avanti questo compito speciale, fratelli. La Chiesa sta qui per testimoniare di Cristo. Non sono i morti che lodano il Signore, né alcuni di quelli che scendono nella tomba, ma noi, benediremo il Signore, ora e sempre. Alleluia.